Vertenza gela sul tavolo della direzione provinciale del Partito Democratico che si è tenuto ieri all'Hotel Sileno alla presenza del segretario regionale Fausto Raciti. Proprio a Raciti è stato consegnato un documento che rappresenta la sintesi delle istanze avanzate dal direttivo del partito. È stata chiesta la celere realizzazione della riconversione industriale definita nel protocollo del 2014 con 9 proposte politiche delle quali il PD cittadino si è fatto promotore per le quali chiede il supporto degli organi politici di partito a livello regionale e nazionale. Stiamo chiedendo con forza l'istituzione di un task force permanente che possa monitorare l'andamento e il rispetto dell'accordo. Crediamo e siamo convinti del fatto che questo accordo verrà rispettato, che la riconversione inizierà e andrà a buon fine. Nostro impegno e nostra intenzione fondamentale è quella di tutelare nell'arco di tempo che ci separa dalla conclusione della fase di riconversione, tutelare i lavoratori e i livelli occupazionali dello stabilimento. Nel documento si sottolinea l'opportunità di veicolare il bando di Confindustria Sicilia sui coinsediamenti, il mantenimento di un pacchetto di utilities industriali nel sito per mantenere l'attrattività industriale per nuovi investitori, rilanciare l'idea di uno studio epidemiologico con componenti che diano garanzie di neutralità. Si auspica un piano di bonifiche propedeutico ai coinsediamenti, chiede il PD con forza l'infrastrutturazione viaria e ferroviaria verso l'aeroporto di Comiso ed insiste nel tradurre lo studio di fattibilità del polo logistico GNL, gas naturale liquido, che l'ENI dovrà redigere in proposta di business e rilancio per un accordo di programma condiviso e partecipato. Ai lavoratori che ci ascoltano, che vogliono fatti concreti, il PD cosa dice? Ma il PD intanto dice che è veramente al loro fianco e non per finte e non per posa, che è nostra intenzione fare in modo che gli ammortizzatori sociali e trovare tutte le strade, sperimentare tutte le strade possibili perché non restino senza ammortizzatori sociali nella fase di riconversione, e che stiamo cercando in ogni modo di aiutare l'accelerazione di questa fase di riconversione. Ci sono dei tavoli a Roma che stanno proseguendo e stanno accelerando, diciamo, i percorsi anche per quello che riguarda le pratiche in sospeso da parte del Ministero dell'Ambiente. Noi siamo qui per esercitare una continua pressione sull'ENI in particolare e anche sul governo nazionale, che è molto attento alla vicenda Gela, perché questa stagione si chiude il prima possibile e Gela possa ritornare a respirare la serenità che merita. Alla direzione di ieri era presente anche l'ala renziana. Per Fausto Raciti esiste un solo segretario cittadino e si chiama Peppe Di Cristina. Tutto il resto sono chiacchiere. C'è un segretario che è stato eletto ed è stato eletto regolarmente, salvo che gli organi di garanzia non decidano altro, punto. Non c'è molto altro da dire su questo.